Non ho parole. Abbiamo ufficialmente un tavolo. Casa sta prendendo forma. Primi anni di vita qui a Milano. È un po' dolce e amara come sensazione. Ufficialmente il giorno del trasloco. È arrivato il tavolo. Allarme rosso, è arrivato il tavolo. Il soggiorno è ancora un disastro, non c'è nient'altro. Però abbiamo ufficialmente un tavolo. È veramente molto molto bello. Abbiamo uno splendido splendido tavolo. Alleluia. Dai, il primo passo di questo soggiorno prende forma. Aggiornamento, abbiamo finalmente un tavolo. Non vogliamo più mangiare per terra. E quindi questi sono i primi pasti che finalmente è. Ok, sono sempre un po' arrangiati perché la cucina non c'è. Però è un inizio. Ah sì, un tavolo. Molto sani. Vabbè, dettagli. E che tavolo, un bellissimo tavolo. Non ti piace il nostro tavolo? Molto, anche perché l'ho scelto io. Scusa? Scusa. Beh, abbiamo scelto insieme, sì. Eravamo molto d'accordo. Vai. Oh, bitch. Tavolo, casa nuova, vita nuova. Yeah. Una vita nuova, sempre se stupendo un gioco, vabbè. Senti, non è colpa nostra, non c'è la cucina. Non è compatibile con la dieta questa cosa. Io avevo proposto un'insalata. Giusto per dire. Io. Vabbè, no. Io ci ho provato. C'è un babbo Natale, dai. Metti il babbo Natale. La cucina. Anche prima di Natale, per favore. Oh. Dai, ma non è possibile. Ma dai, ma... No, vabbè, non ci... Non ho parole. Questo ragazzo, ma chi se l'aspettava? Ma veramente... Lo lascio solo per un weekend. E questo è quello che combina. Beh, c'è da dire che è in casa con questo, quindi direi che siamo pari. Li rilascio qui. Ragazzo, che accoppiata che siamo. Fiori e schifezze, non ci facciamo mancare niente. Buonasera, sono qui a casa che mi mangio un'altra delle mie insalatine pronte. Devo essere sincera, non vedo l'ora di avere una cucina in questa casa. Comincia a essere un tantino snervante. Però la buona notizia è che almeno i primi mobili invece arrivano settimana prossima. Quindi avremo un letto, vero? Avremo un divano e un armadio, quindi non dovrò più tenere i miei vestiti così. Insomma, direi che facciamo progressi. Ottimo, e intanto sto cominciando un pochino a sentirmi qui a casa. Ti dico della mia insalatina, mi sono pure presa della frutta da mangiare, cioè raga, fantastico. Pure senza cucina, sempre scelte sane, anzi quasi sempre. Mini aggiornamento, sono appena tornata appunto da Ferrara, sono stata via per un paio di giorni, giusto per un weekend, e adesso sono qui a casa che sto mangiando la mia insalata e sto per guardare uno dei miei film, che sono un guilty pleasure da sempre, cioè una passione segreta. Sono di quelle cose che davvero mi fanno sentire molto a casa, cioè proprio un film che ho visto e rivisto un sacco di volte negli anni, che ormai so a memoria, però non so, voi ce li avete quei film o anche delle serie di questo tipo, che proprio nonostante io le abbia viste mille volte, non lo so perché mi danno sempre una sensazione rassicurante, appunto perché li ho visti tanto nel passato e sicuramente li collego a bei momenti, momenti passati che erano sereni, quando magari sono un po' stressata o preoccupata. Questi sono sempre i film che mi fanno sentire un po' a casa, anche nelle situazioni un po' nuove, non familiari. E in questo caso è I Love Shopping. E sì, è molto una chick flick, però è proprio, è un bel film, c'è poco da fare. È sempre divertente da vedere, adoro la protagonista, mi ci rivedo molto nella sua personalità, anche perché io sono goffa, imbranata, e sì, tutte le cose che lei è. Quindi mi farò la mia serata film e insalatina nell'attesa di Giovanni, che stasera lavora. Quindi sì, per ora la convivenza è un po' parziale, diciamo, perché mancano i mobili, manca lui perché spesso si trova a lavorare la sera in questo periodo. Quindi insomma, diciamo che da ottobre la situazione sicuramente si stabilizzerà e cominceremo ad avere un po' di vita vera, forse di coppia, e in generale vita vera quotidiana con una routine un po' più reale. Però intanto mi sto godendo anche questa fase di transizione e appunto sto cercando di
di prendermela come tempo per sentirmi a casa qui. E questo succede anche guardando appunto serie e film di riferimento in quella che adesso è casa mia, mi ci devo abituare. Sto colonizzando questo appartamento un po' alla volta, anche perché ci vivrò per tanto, tanto tempo, quindi lo voglio rendere al 100% mio. Questo è un posto stabile, non è semplicemente appunto un appartamento per qualche anno di università come è stato quello prima, che è stato appunto molto di transizione. Tra l'altro l'anno prossimo mi laureo, insomma di quei momenti proprio un po' delle fasi della vita di transizione, e sarà un anno bello intenso, perciò sono contenta di cominciarlo in un contesto totalmente nuovo. E tra l'altro, cosa comica a proposito di quei film guilty pleasure di cui parlavo, prima del mio esame di terza media io ho guardato Freaky Friday, un altro di quei film che veramente ho visto più volte negli anni. Sono film strani, un po' casuali, cioè quello, Hello Shopping, Megamind, non lo so, ci sono quei film, e come serie Desperate Housewives, How I Met Your Mother, sono film e serie che rivedrò più e più volte nel corso della mia vita, che non mi stufo mai, perché appunto mi fanno sentire a casa. E appunto prima del mio esame di terza media, cioè letteralmente 2 ore prima di dover uscire di casa per andare al mio esame, cosa stavo facendo io? Stavo guardando Freaky Friday per tranquillizzarmi, cioè per sentirmi come se tutto fosse tranquillo e normale, un giorno qualsiasi. E invece me la stavo facendo sotto. Però devo dire che per un pochino ha funzionato, perché almeno le ore prima dell'esame le ho passate senza avere l'ansia che poi inevitabilmente invece è venuta quando il momento fatidico è arrivato. E niente, io e la mia insalatina vi auguriamo buonasera e ci vediamo nei prossimi giorni, anche perché questa settimana e settimana prossima cominciano ad arrivare un po' di mobili, quindi questo vlog sarà un minimo di costruzione della casa e i primi giorni di ambientamento, appunto non di routine, quella arriverà più a ottobre, però un po' di ambientamento, un pochino di vita accampata ma in fase di costruzione, quindi work in progress, ci stiamo arrivando, buon appetito. Notice they were 50% over. Rebecca Bloomwood, occupation, journalist. Oggi, grande giornata, è arrivato il letto, ma non il materasso, quindi è inutilizzabile, ma c'è, ci sono i comodini, abbiamo un armadio con uno specchio, abbiamo un comò, quindi la camera da letto è completa, a parte sì, la mancanza del materasso, ma vabbè, già ci stiamo arrivando, ovviamente va tutta decorata eccetera. Sono arrivati i lavandini con lo specchio e vabbè, vi farò vedere meglio tutto poi, era giusto per dire che sono contentissima perché abbiamo anche un divano, oggi sono venuti a portarci tutto e quindi ok, il tavolo in questo momento dobbiamo un attimo capire, lì ci va la cucina, dobbiamo un secondo capire, e poi anche l'altro bagno, ecco il lavandino. Quindi dai, la strada è ancora lunga, però la casa sta prendendo forma e io sono contentissima. Sì, anche i lavandini non hanno ancora il rubinetto, quindi sì, stiamo facendo passi da giganti, ma un po' alla volta, piano piano, piano piano. Intanto ciao bagno, ciao specchio. Ho già cominciato anche un pochettino a suddividere, organizzare tutti i cassetti, i pigiami, le cose sportive, e poi qui dentro che è la mia anta con una parte dei vestiti, qua c'è ancora spazio ma mi mancano delle grucce, quindi il resto dei vestiti sono lì che aspettano, però sì, dai, finalmente. E tutto questo vuol dire che sì, la casa è ancora molto lontana dall'essere pronta, però stiamo facendo passi avanti, tutto molto bello, e ho un bagno in cui prepararmi finalmente con uno specchio, woo! Quindi inauguriamolo. Ok, mi sono ufficialmente preparata e questa sera c'è il compleanno di Daphne e quindi niente, andiamo a cena fuori in un ristorante e questo è il piano, non so molto altro, però mi sono vestita così, pseudo elegante più o meno. Ho anche provato a fare i capelli mossi, che i capelli corti ancora li ho fatti poche volte. Però dai, non sono male, non mi dispiacciono. Dai, sono contentissima per la casa, molto emozionata. Sta prendendo forma. E poi fra esattamente 2 giorni io e Giovanni partiamo per un viaggione, che è un anno che stiamo programmando, è da gennaio, e soprattutto alla fine di questo periodo stressantissimo una pausa ci vuole proprio. Sono super contenta e non vedo l'ora. Ok, vado. Andiamo. Ecco la festeggiata tutta luccicante per farsi notare. Adesso!
discorso. Discorso. Grazie a tutti. Prego.